Ciao, oggi voglio parlare di un mouse della Logitech, The MX Master 2S. Iniziamo con l'unboxing. La scatola si presenta con una finestra frontale con apertura magnetica così da poter ammirare subito il mouse. Appena apriamo la finestra possiamo trovare alcune caratteristiche, le restanti le troviamo sulla parte posteriore della scatola. Appena la apriamo troviamo subito il libretto delle istruzioni, il cavo USB micro USB per poter ricaricare il mouse e infine, alloggiato in una plastica sagomata, troviamo il mouse e il ricevitore. Iniziamo con le caratteristiche particolari di questo mouse. Il sensore laser che ti permette di lavorare in qualsiasi superficie. La rotella centrale può girare all'infinito senza alcuna frizione ed essere bloccata all'occorrenza. L'ergonomia, cioè ha una forma che si adatta perfettamente alla mano destra. Attenzione, questo mouse non è per i mancini. Un'altra rotella situata dove poggia il pollice. E un altro tasto nella parte sottostante ad esso. Possiamo dire che questo mouse è smart perché è possibile settare ogni pulsante a proprio piacimento, grazie a un programma dedicato che si installa semplicemente appena si collega il mouse. E grazie ad esso possiamo impostare ai tasti una funzione diversa dal normale. Sia gestire la sensibilità delle rotelle, sia sapere quando ricaricare la batteria. È possibile ricaricare il mouse e contemporaneamente utilizzarlo, dato che l'entrata USB si trova sulla parte anteriore e non al di sotto del mouse. Invece, sotto al mouse abbiamo una levetta che serve per accenderlo e spegnerlo. Io sinceramente lo tengo sempre acceso, anche perché la durata della batteria è molto lunga. La casa madre dichiara 70 giorni. E infine troviamo il pulsante per poter collegare il mouse con altri PC. Ho provato questa opzione, ma non la trovo molto utile, dato che bisogna ogni volta cliccare il pulsante. Almeno io non sono riuscito a fare diversamente. Quindi i pregi di questo mouse sono: sensore laser che ti permette di utilizzarlo ovunque, ergonomia, solidità, qualità dei materiali e tutti i tasti personalizzabili. Difetti: non ha uno spegnimento automatico, i tasti indietro e avanti sono un po' troppo piccoli e messi in una posizione scomoda, rimangono editate soprattutto nei due tasti principali. Quindi consiglio questo mouse per chi passa molte ore al PC per lavoro, è davvero comodo e funzionale, per i gamer si trova di meglio, ma ci si può giocare tranquillamente. Vi ringrazio per aver visto la recensione, spero vi sia piaciuta, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!